Questo percorso inizia in questa nuova Concordia allestita per il terremoto e andrà verso la parte storica rigenerata. È un percorso di resurrezione di una comunità, di una città, e questo è un po' quello che forse renderà Concordia un punto di riferimento delle politiche urbane. Siamo in piazza 29 maggio. Questa piazza nasce subito dopo il sisma del 29 maggio 2012 e noi abbiamo individuato questa zona che in allora era un'area assolutamente agricola, però limitrofa al centro del paese, e ci siamo occupati di realizzare tutte le opere d'urbanizzazione. Ci troviamo in un luogo che ha certamente tutte le funzioni preposte, tutto quanto quello di cui si necessita, ma non necessariamente fa parte della città. E quindi dobbiamo ricominciare a ricostruire questo rapporto. Oggi il compito è proprio questo, cercare di capire come questi luoghi possono essere integrati all'interno di un paese che ha visto espandere le proprie aree periferiche con logiche che non sono più le logiche della città storica che si è imposta per lungo tempo, ma ovviamente nella logica dell'emergenza, di questa temporaneità che poi diventa permanente. E quindi dobbiamo cercare attraverso, come posso dire, tutti i meccanismi che il progetto urbano ci consente di capire come poter cercare di evitare queste problematiche in futuro. Con Ricosa abbiamo creato un'azienda nuova che si chiama Onescorp Italia. Questa azienda poi ha avuto l'impatto purtroppo del terremoto e lo stilista ha deciso di rimanere qua anche dopo il terremoto. Abbiamo sistemato l'azienda, abbiamo preso una logistica qua vicino. Ci siamo organizzati in questo territorio perché lui questo territorio gli è piaciuto. Ci troviamo in largo Giardino Tanferri. Giuseppe Tanferri è stato il primo sindaco di Concordia dopo la guerra, è stato un partigiano, è stato anche il presidente di CPL Concordia, che è un'azienda storica. Qui Concordia simboleggia la sua rinascita. Siamo esattamente nel centro del nuovo asse, polo scolastico, centro storico. L'amministrazione ha scelto di rendere questo luogo un luogo di servizio a tutte le realtà qui intorno, che sono negozi, servizi alla cittadinanza, quindi ha realizzato il parcheggio e ha mantenuto l'area del giardino scolastico. Da qui poi si prosegue verso il centro storico con la nuova piazza intitolata Gina Borellini. Una piazza che dà il segno della comunità, un segno di una comunità che vuole essere ancorata alle proprie radici. Abbiamo quindi recuperato il significato di via Garibaldi, di collegamento dal centro storico, con quello che è il nuovo costruito dopo il sisma. Siamo nel foyer del Teatro del Popolo di Concordia insieme alle associazioni culturali del nostro paese. Finalmente, dopo anni di progettazione, è partito il cantiere di recupero e restauro post-sisma del nostro teatro. Riusciremo a restituire alla comunità concordiese e soprattutto alle associazioni culturali di Concordia un luogo in cui fare arte, in cui fare spettacolo, in cui ricostruire la nostra comunità dal punto di vista culturale, sociale e artistico. Non vi nego una certa emozione nell'essere qui dentro il Teatro del Popolo di Concordia, dove col nostro gruppo abbiamo messo in scena decine e decine di spettacoli. Ecco, in questi anni, dopo il sisma, abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, lavorare di più sull'estivo e chiaramente sfruttare i luoghi che non erano adibiti proprio al teatro in senso stretto. Siamo convinti che il teatro sia soprattutto la comunità che lo abita, che lo vive e che contribuisce alla sua creazione. Speriamo quindi con le nostre iniziative di mantenere viva la comunità, che poi possa tornare finalmente ad abitare i luoghi preposti, quindi i teatri. Il teatro ha avuto dei danni piuttosto gravi alle strutture, al pozzo scenico, e quindi richiederà degli interventi di consolidamento. Si cerca di mettere
a norma o almeno di rendere più sicuri possibili questi edifici che non sono stati progettati sempre per resistere alle azioni sismiche, e quindi sarà l'occasione anche per rinforzare alcune criticità che sono state rilevate. Possiamo prendere spunto da questo luogo, un teatro, come un esempio di quello che è il tema che ha affrontato questa ricostruzione, e cioè il garantire la continuità alle varie comunità locali perché potessero ricostruire non banalmente solo dei muri ma anche un'identità che desse continuità a un sistema di relazioni, di rapporti. Dal 2012 purtroppo le attività in questo posto di riunione culturale e sociale si sono fermate, come per tante altre associazioni, ma grazie alle aziende locali e alle amministrazioni che negli anni si sono succedute abbiamo potuto continuare la nostra attività sia per quanto riguarda le prove che per quanto riguardava i concerti. E ora avere questo spiraglio di luce all'incirca nell'anno 2023 appunto per noi rappresenta una grandissima soddisfazione e un grande faro di speranza. Anche noi dal 2012, dopo il terremoto, ci siamo dovuti fermare, abbiamo dovuto interrompere anche momentaneamente la nostra attività, ma non abbiamo mollato. Per gli spettacoli ci siamo dovuti molto adattare, però insomma abbiamo resistito. E quindi sapere che ci sarà questo spiraglio per il 2023 per noi è veramente molto importante, molto bello. Fino al 2012, prima del terremoto, la rassegna annuale che facevamo con tutti i gruppi della fondazione si chiamava Io canto, io suono e veniva eseguita in questo teatro bellissimo per alcuni motivi. Il primo perché ai ragazzi fa bene conoscere il teatro, un luogo bello dove poter suonare, i teatri sono nati per quello. Ma poi perché riusciva a contenere tutta la comunità della scuola di musica, e quando questo restauro sarà terminato torneremo qua più forti di prima. È una comunità che ha raccolto la sfida dell'attesa, è una comunità che non è stata ferma e che sta accompagnando questo percorso di ricostruzione negli edifici dove ci sono gli operatori, i tecnici, ci sono gli ingegneri, ci sono gli architetti, ci sono i restauratori, ma c'è la comunità che viene invitata a seguire questo percorso, a viverlo il cantiere. Il terremoto di 9 anni fa ci ha insegnato a occuparci degli spazi, delle strutture, ma anche delle persone. Con i progetti di partecipazione come Crateri, ma anche tutta la partecipazione urbanistica che è nata dall'inizio, da subito dopo il terremoto, il nostro intento è stato quello di coinvolgere i cittadini concordiesi a ridisegnare il futuro della comunità. Questo bando Crateri è stato realizzato attraverso l'Istituto per i Beni Artistici, naturali e culturali della regione, oggi servizio patrimonio culturale. La forza del progetto Crateri è stata una forza di attività polifoniche, perché il collettivo che ha vinto la selezione è un collettivo di associazioni che si sono mosse nel campo della partecipazione, della fotografia, della definizione delle procedure amministrative che possono essere interessanti per i comuni e per le amministrazioni locali per poter rigenerare degli spazi che sono stati abbandonati per causa di un evento sismico. Quindi è nato l'ipotesi di un nuovo modello di lavoro all'interno del quale emerge la figura dell'attivatore, attivatore culturale. Chi è l'attivatore culturale? È colui che ha delle competenze multidisciplinari, una figura capace di ascoltare la pluralità di attori coinvolti all'interno del territorio e che sappia svolgere una funzione di raccordo tra l'infrastruttura spaziale abbandonata da rigenerare e quella socio-economica da ricostruire. Ci siamo occupate dei laboratori con le scuole e attraverso tutte le indagini che abbiamo fatto con i cittadini, i dialoghi che abbiamo avuto con la pubblica amministrazione, abbiamo individuato i luoghi cardine e i punti di riferimento della città e da lì abbiamo lavorato con i bambini nel creare un immaginario nuovo. È molto importante il fattore emotivo quando si ricostruisce una città. Il primo cantiere che dovrebbe prendere forma in una città che ha subito dei danni come quelli del terremoto dovrebbe essere proprio il cantiere civico, il cantiere dei cittadini. Sono loro che devono essere i primi attori della nuova città, di quello che viene a essere ricostruito.